La nuova stagione di Fortnite adesso ha una data ufficiale e il nuovo evento è già iniziato. Sono usciti tra l'altro dei nuovi teaser che ci confermano che avremo la skin lucertola. Questa infatti sarà una delle skin del pass battaglia della prossima season. Questo sarà il suo deltaplano e questi saranno i suoi oggetti, ragazzi. Guardate qua che figata che è questa skin. Il suo nome è Tuono e la nuova season si chiamerà Mega. L'evento di Fortnite è ufficialmente iniziato. Da come possiamo vedere c'è infatti un mega rift rosso in cielo e il portale che tanto abbiamo amato e tanto abbiamo vissuto, l'abbiamo costruito, ci siamo impegnati, è stato distrutto. Probabilmente si è sovraccaricato e ha creato quel cavolo di rift rosso lì sopra. Rift che dovrebbe tra l'altro portarci in una nuova città futuristica giapponese che avremo appunto all'interno della prossima season di Fortnite. Quindi preparatevi al peggio, o al meglio se vi piacciono appunto le città giapponesi. Adesso però facciamo fuori il nemico esattamente in questo modo e andiamo a giocarci la nostra partita, perché dobbiamo parlare di un po' di news che abbiamo avuto quest'oggi. Oltre al fatto che l'evento finale è finalmente iniziato, ragazzi, da come abbiamo capito, vi devo dire che però un vero e proprio evento finale purtroppo non ce lo avremo. Ci saranno sicuramente, come in tutte le altre season, dei trailer e delle scene iniziali appunto riguardanti la nuova season, ma non ci sarà però un evento finale. Anche se da come è iniziata questa season l'evento finale sembra esserci, come, cioè da come sta finendo, nel senso basta guardare in cielo, un evento finale sembra quasi possibile. Ovviamente non voglio dirvi che ci sarà un evento finale, ma quasi sicuramente qualcosa andrà a succedere. Ci sarà un trailer, ci sarà qualcosina, ma sicuro qualcosa ci sarà. Oltre al rift gigante che è stato inserito nel cielo, è stata reinserita la missione di Geralt qualcosa, quella del portale per capirci. Quindi andiamo subito a parlarci e vedere se ci dà indizi sulla prossima season. Ovviamente sappiamo già un sacco di cose, sappiamo che sarà tema futuristico giapponese, sappiamo quale sarà la nuova skin, abbiamo un sacco di armi leakate, tra cui il ritorno dello spasso, il ritorno del pompa del nonno ma modificato e il ritorno di un sacco di altre armi. Conosciamo già una città che probabilmente si chiamerà Centro Città, ragazzi, una roba del genere, città grande, non lo so, una roba simile. E attenzione perché c'è subito un nemico a fare le missioni che faremo gentilmente fuori, esattamente in questo modo. Queste sono le missioni che, di cui vi parlavo. Dobbiamo interagire qui e comparirà lui. Il varco è distrutto, il cielo è squarciato, tutto potrebbe finire. Quando ero giovane l'uomo informe mi è comparso in sogno, mi ha accolto come un figlio. Ok, sono curioso, regà. Rintraccia i dispositivi dati dei giurati alle posizioni sulla mappa. Ok, semplice, dobbiamo andare sulla mappa. E dove sono? Dove sono? Signor Geralt. Regà, non mi ha detto dove sono però. Sì, ok, sulla mappa, ma dove? Quale? Ragazzi, ma non ci sono. Danneggia i forzieri dei giurati per recuperare... dove li trovo i forzieri dei giurati, regà? Quelli bianchi. Tra le altre cose è uscita la news ufficiale, come vi dicevo anche prima, vi accennavo, che la nuova stagione è stata rimandata di qualche giorno. Ancora non sappiamo il motivo, sinceramente, ma è stata rimandata. Questa season in teoria doveva finire l'8, raga. Oh mio Dio, c'è un nemico lì. Fermi tutti che c'è un nemico lì. C'è un nemico lì, voglio farlo fuori. Ah, bello questa hit, bella questa hit, raga. Dai, dai, che l'abbiamo quasi fatto fuori. Ah, peccato, è scappato, raga, non ci credo. Comunque, vi dicevo, è stata rimandata appunto al 10 marzo. Non sappiamo il motivo. Vediamo se ci dà i pezzi. Ok, ci ha dato i pezzi, ragazzi. Ne abbiamo raccolto uno, ne servono altri due, ok. Beh, la missione non sarà facile, ma la completeremo. O oggi o in live in questi giorni, la completeremo, tranquilli. Queste tra l'altro sono tutte le skin del pass battaglia che andremo a trovare durante la prossima stagione di Fortnite, signori. Quindi preparatevi a delle skin molto molto carine, molto simpatiche e strane soprattutto, e versione futuristica e appunto giapponese, ragazzi. Per sbaglio tra l'altro Fortnite ha chiamato la nuova stagione Fortnite capitolo 2 stagione 2, non si sa per quale motivo. E sono usciti anche dei teaser sulla mappa, dei teaser che ci hanno spoilerato, diciamo, una zona della mappa di Fortnite. Questa, diciamo, questo palazzo con queste scritte giapponesi
che appunto in italiano vanno a significare tipo, se non sbaglio, grande città, mega città, una cosa del genere, adesso non sono sicuro. Si parla anche di nuovi veicoli che dovrebbero arrivare all'interno di Fortnite in questo prossimo stagione, in questa prossima stagione. Questi veicoli che abbiamo intravisto durante l'evento di Kid Laroi e potrebbero essere dei nuovi veicoli appunto futuristici, dato che ci sarà il tema futuristico, ragazzi, e ecco, dei veicoli futuristici potrebbero essere ben apprezzati, soprattutto se saranno guidabili, ragazzi. Secondo me sì, fatemi sapere a voi se vi piacciono questi veicoli che probabilmente arriveranno nella prossima season di Fortnite. Ci sarà anche un punto di interesse chiamato Isola del Bottino e dovrebbe essere simile a quello che abbiamo visto in un po' di eventi fa, ragazzi. Infatti potrebbero esserci delle isolette fluttuanti in cui ci saranno appunto delle isole, ragazzi, e si genereranno da un rift a metà partita. Così, a caso, ragazzi, a metà partita ci sarà un nuovo punto di interesse sulla mappa di Fortnite. Lo so, è strano, ma sarà così. Quindi, ricapitolando, ragazzi, stanno succedendo un botto di cose. L'evento è ufficialmente iniziato, a quanto pare. L'evento di fine season, non lo so, ragazzi. Qualcosa è ufficialmente iniziato, perché appunto nel cielo è comparso questo rift clamorosamente enorme, ragazzi. Tutto rosso, con delle cose molto particolari. Potrebbe esserci il ritorno di molti personaggi, ragazzi, tra i quali i membri dell'ordine immaginario, i membri dei sette, delle nuove dei nuovi personaggi, perché no, ragazzi, potrebbe arrivare qualsiasi cosa da lì sopra, ragazzi, anche Galactus, per esempio. A tutti gli effetti non sappiamo che cosa arriverà, sappiamo solo che appunto questo rift potrebbe provocare una fuoriuscita di energia tale da far diventare tutta la mappa di Fortnite futuristica. Non so ovviamente se sarà così, non so se tutta la mappa diventerà futuristica, ma sicuramente una parte lo diventerà. Continuiamo a danneggiare questi cosi sperando che ci diano dischi. Ok, ce ne hanno dati due, quindi la missione è ufficialmente completata. Perfetto. Altri potrebbero aver compreso il funzionamento dei varchi. Cerca punti di ricerca nei laboratori, quindi dobbiamo assicurarci che nessuno sappia come funzionano questi varchi, immagino. Bene, esaminiamo le carte e ok, ci siamo. Dobbiamo farne altre tre, ragazzi, ma prendiamoci tutta la calma del mondo, tanto le missioni sono appena uscite e non abbiamo assolutamente fretta di farle, o almeno credo. C'è già un nemico. C'è già un nemico, ma tutti questi nemici probabilmente sono interessati alle missioni, quindi non dovrebbero ucciderci. Facciamo le missioni. Ci manca solo l'ultimo foglio che si trova qui dentro e ce l'abbiamo fatta, raga. Ah, nemico ucciso, bene. E adesso l'ultima missione, boom, completata. Questi dati sono catastrofici. Forse le opere proibite dei nostri saggi in esilio avranno le risposte che cerchiamo. Ok, che cosa vuol dire? Non lo so, non l'ho capito, ragazzi. Se voi l'avete capito, fatemelo sapere. È rimasta l'ultima missione, ma non la completeremo qui, la completeremo in live. Mi raccomando, lascia un pollicione in su, iscriviti al canale e codice Lollopollo all'interno dello shop per supportarmi al massimo. Andiamo a far fuori pure questo nemico, perché mi sta sulle palle. Facciamolo fuori, boom. Bomba, perfetto. Scusami, nemico, ma mi stavi leggermente sulle palle. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Mi raccomando, supporto al massimo come sempre. Iscrivetevi al canale e ci vediamo domani. Un salutone a tutti, ragazzi. Ciao ciao.